Ma io, visto ovviamente la prima domanda, Buongiorno. buongiorno, è sempre come sta la squadra, sicuro che parlare qualcuno, ecco, mi viene da pensare Cinaglia, e qualora, già la faccio, stavo pensando, qualora recuperava, se poi alla fine a Tobelli, ma di fatto, quindi si capisce che a Tobelli ancora sarà difensore di questa rivista. Non lo so, si vuole che gioco un altro. Ah, dico a Tobelli, dico per dire. Sai che si è sempre detto. Dice, la squadra che vince non si cambia, ma se la si può migliorare, si cambia. No, Cinaglia sta recuperando, lui insieme a Denis Tonucci stanno ancora in fase di recupero, Cinaglia un po' più avanti, Cinaglia un po' più avanti, Denis, che il polpaccio è fastidioso, no? Per quanto riguarda Denis Tonucci. E mi dispiace perché sono ragazzi che hanno una gran voglia di rientrare, di contribuire alla causa e quindi mi dispiace, però gli infortuni, sì, o meglio, bisogna andare cauti, specialmente sul polpaccio, perché il polpaccio ti dà la sensazione di star bene e poi sì, e quindi non sono ancora fuori i due ragazzi. Daniela Sala. Buonasera, mister. Buonasera Daniele. Domani affronteremo un tecnico con il suo modulo 3-4-3 che tra l'altro non solo è un esperto di categoria ma vanta di aver affrontato le Vespe per ben 21 volte. Tra l'altro con un bilancio di perfetta parità, 6 vittorie, 6 sconfitte e 9 pareggi con 29 gol subiti e 29 gol fatti. Complimenti. Grazie. No, nel senso che Sono sei figlia di Natalia Cruz. Wikipedia. Dico, Wikipedia. questo tecnico siciliano rappresenta un'insidia in più per questo match contro il Messina? Allora, intanto lo conosco il mister dai tempi di quando giocavo a Siracusa e ho avuto l'onore di conoscerlo, quindi è il decano degli allenatori, è da anni che allena, quindi le sue squadre giocano sempre bene con il 3-4-3. È logico che il Messina è una squadra che a dispetto della classifica è una buona squadra, quindi pratica un buon calcio. Io ai ragazzi ho detto che nelle delle tre partite che andremo ad affrontare, quella di domani, è la partita più difficile, perché sai, magari uno si sente bravo e non va bene, quindi bisogna sempre metterci in discussione, come dico nel quotidiano i ragazzi, e quindi è una partita da affrontare con le molle, proprio perché per tutto quello che hai detto, affrontiamo un allenatore in primis, ma poi la squadra, che è una squadra, una buona squadra, e quindi sarà una partita tosta. L'ho appena detto, no, non bisogna mai sottovalutare nessuna, anche perché, sai, noi in quanto squadra, Juve Stabia, non sottovalutiamo mai nessuno, quindi non guardiamo la classifica, perché se fosse per tanti la classifica è, no, la classifica è giusto che la guardano i tifosi, bene, però noi abbiamo ben chiaro qual è il nostro obiettivo. Per quanto mi riguarda, io lo so, quello che mi era stato detto in sede di firma, quindi io lo so. Però perché no? Poi la squadra cresce, stanno crescendo tutti i ragazzi, ma affrontiamo sempre partita dopo partita. L'obiettivo è quello di fare sempre buone prestazioni, di far crescere i ragazzi e di tenere sempre la testa sul manubrio, perché non possiamo permetterci, ma nessuna squadra, avete visto ieri i mondiali, nessuna squadra può permettersi, ormai il calcio, ieri stava uscendo paradossalmente uno dei migliori giocatori al mondo, poco prima era uscito un altro giocatore, quindi il calcio non bisogna mai dare niente per scontato. Volo, domenica mister si chiude il giro d'andata in casa per la Juve Stabia, il primo giro di boa. Ecco, le volevo chiedere ovviamente un bilancio per lei per questa prima parte, perché lei diceva sempre campionato prima parte, seconda parte, più le ultime 10, quindi devo spezzettare ultimamente. Facendo una battuta però, lei parlava sempre delle squadre, sentite, non sentite, la partita, non partita, anche questa purtroppo è una partita sentita, ma non tanto per il fatto del Messina, ma per il fatto dell'allenatore. Non è derby Dice, questo, no, perché no, c'è non è un. un tempo, però c'è un discorso di rapporto di Perché ci sono. profondo, diciamo, non di odio, ma
con il mister Auteri che quando è venuto a casa da Mario non è stato mai, diciamo così, acclamato, nonostante lui è della provincia di Siracusa, c'è questa, diciamo, fratellanza. Così. Lo so, avendo giocato a Siracusa, quindi so, il povero, la buonanima di Simone, quindi... Sì. Guarda, queste sono cose da fuori dal campo, sfottò, quindi a me interessa quello che succede in campo, poi se ci sono degli sfottò capita a chiunque. Quindi. Ma il bilancio? Il bilancio, ma lascia stare i bilanci, facciamoli più avanti. È sempre più rapida. Sì, non bisogna mai accontentarsi, quindi... delle volte no, c'era, lo cito volentieri, no? Inzaghi, sì. Pippo, si faceva gol la domenica, ma me l'ha detto lui, ma lo sapevo anche, non vedeva l'ora di allenarsi il martedì per andare più forte perché poi voleva fare di nuovo gol la domenica. Spesso, ci sono la maggior parte dei giocatori che se fanno una buona prestazione o fanno gol, la settimana seguente, anziché essere spinti dall'entusiasmo, dall'autostima, si adagiano. E quella è la differenza da uno che arriva a giocare e uno che poi non arriva. Sala, speriamo non abbia fatto la doppia dopo. Ma Luca può fare di più, lo so io, lo sapete anche voi, lo sa anche lui, si accontenta troppo il ragazzo e mi dispiace. E quindi, però non era riferito a lui, assolutamente, è che uno deve stare sul pezzo sempre, a prescindere, e quindi a maggior ragione quando, e quindi ti dà più forza a lavorare nella fatica, quindi dovrebbe essere così, ecco perché tante volte spiego ai miei ragazzi, non solo qua dove sono stato, la differenza non è tanto tecnica, perché io a 8 palleggi mi fermavo, qualche altro mio compagno di squadra che era a 7, a 10, la qualità mentale che fa la differenza, e tante volte vedi determinati ragazzi pur bravi che fanno fatica ad andare su, o se vanno su ci rimangono poco, proprio perché l'aspetto mentale, ritornano nella loro comfort zona di tranquillità, e quindi quello devo tenerlo, ma è il mio un discorso che faccio sempre ai ragazzi in generale. Mi serve un appunto prima della domanda, non fare il bilancio però sta un po' di scaramanzia. Detto questo, non voglio una risposta, pensavo quali ingredienti metterà domani in campo contro una rosa che ha raccolto un solo punto nelle ultime 4 partite e che sicuramente avrà fame di punti. Un giorno poi faremo un libro su dei ricettari, vediamo se dolci o dei primi o antipasti, e quindi... Perché no? Sdrammatizziamo, perché è giusto che sia così, perché è un gioco del calcio. È proprio per questo, è una squadra che verrà a fare la partita, conoscendo proprio il mister, verrà a giocare a viso aperto, e noi l'abbiamo preparata bene, ma c'è la rifinitura, la dobbiamo preparare meglio. E quindi sappiamo dei numeri, e i numeri poi, mi fermo qua, quindi noi dobbiamo pensare ai nostri numeri e dobbiamo dare seguito di risultati e di prestazione. E quindi io spero e mi auguro di averti risposto, senza essere scaramantico. Bene, a parte i 2 o 3 ragazzi che sono fuori, perché poi... Fuori c'è anche il portiere, non lo nomino mai, sposo, quindi però vabbè, di lunga degenza. E i 2 giocatori di movimento che sappiamo sono, se non erro, non mi vorrei sbagliare, sono Tonucci e Cinaglia. Poi per il resto sono tutti, come spesso accade dopo una partita, dopo 3 partite in una settimana, devi valutare qualcuno per farlo recuperare sotto l'aspetto fisico nella settimana tipo, e quindi... Però stanno tutti bene. C'è qualcuno che si porta dietro qualche acciacco, però capita poche volte un giocatore che magari ha fatto 300-400 partite di andare in campo su
350 su 400 sei entrato sempre che non eri nella migliore forma fisica oppure ci avevi sempre qualche problemino. E quindi a me piace poi quei ragazzi che vanno anche sopra al dolore, che stringono i denti, e mi riappacifica con questa professione perché mi ci rivedo, e quindi vorrei, e lo stanno facendo, i ragazzi vanno sopra anche a quelle che si dice in gergo alle pugnette. Si può dire pugnette? Grazie a tutti.